Salve a tutti i lettori di androidblog.it. Sotto la nostra telecamera oggi non vi è nessuno smartphone o tablet, bensì un mini computer che monta Android. In particolare si tratta del Mini X Neo X7 Mini che ci è stato gentilmente prestato da KingShop Italia che ci ha fornito questo prodotto. Andiamo subito ad effettuare l'unboxing del dispositivo, che diciamo, è molto curato nel design. Come potete vedere, è interamente realizzato in plastica con il nome dell'azienda posto subito nella parte superiore. Nella parte laterale poi troviamo due porte USB per la connessione di eventuali chiavette USB o dischi esterni e il lettore di schede SD ed MMC. Nella parte invece posteriore del dispositivo troviamo la porta HDMI per la connessione alla TV, l'ingresso per l'audio ottico, quindi per la connessione di un impianto stereo, la porta LAN che ci permette la connessione ad internet in questa versione mini del player e il connettore da 5 volt che diciamo, ci dà alimentazione per far funzionare il dispositivo. Poi, passando subito al contenuto della confezione, troviamo i manuali di istruzioni ovviamente in lingua inglese e cinese e poi il telecomando per diciamo, navigare all'interno del layout del tab, diciamo, del mini computer. Poi l'alimentatore con jack da 5 volt, un cavo USB, o meglio una piccola prolunga per la connessione di chiavette e di hard disk esterni, come abbiamo già detto. Un cavo USB ancora poi per la connessione al computer del mini computer e un cavo HDMI per la connessione alla TV. Per eventuali altri chiarimenti e informazioni, comunque potete visitare la recensione completa sul nostro sito e la video recensione.